che c'è attaccato? Andrea, dici Andrea. Bambini divertenti. Basta veleni. Basta veleni. Basta veleni. No. Dici no. Dici simpatici, no. Manu, alza il cartellone, ma dirilo per bene. Basta veleni. Basta veleni, basta tumore, lottiamo per una nocera migliore. Italia! Grazie. Italia! Questo però è in testa. Italia! Vogliamo una nocera migliore! No, 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 no. Chi me va? Sono pulite, non ne possiamo più. Basta veleni. Basta tumori. Lottiamo per una nocera migliore. Già, ma pure tu guardi, anzi. No, io portiello d'armi. Basta veleni. Basta veleni. Basta tumori. Lottiamo per una nocera migliore. Per una nocera migliore. Brava. Io, un problema che c'è da sempre, da 30 anni, non è da oggi, non è da ieri, ed è per questo che è arrivato il momento che qualcuno lo dica e lo faccia presente, perché chi di competenza deve provvedere. Questo fiume è diventato una fonte di pericolo per la salute di tutti noi. Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera! Tutta la loro disponibilità del tempo libero, a differenza dei cittadini che non pensano le mani. È meglio un'acqua pulita, no come malattia. Noi vogliamo solo acqua pulita, non da malattia. O se no, possiamo solo prendere malattie, solo questo. Non servite a niente. Basta veleni, basta tumori. Vogliamo una nocera migliore. Bravo Alfonso, basta veleni. E chi siamo qui per ribellarci tutti alla strafottenza di chi di competenza non fa niente da 30 anni. Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera migliore! Non esiste! Chi di competenza deve fare qualcosa! Basta i rifiuti tossici nelle acque dei nostri fiumi! Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera migliore! Non esagerare! Comunque, visto che l'hai esagerato! Alfonso, che stai? Basta rifiuti di tutti i tossici che non ci consentono di respirare. Cominciamo oggi, basta i veleni, basta i tumori, lottiamo per una nocera migliore. Questo è diventato un vero pericolo per le acque, per noi, per la nostra salute da ormai 30 anni. Il fiume è diventato una discarica a cielo aperto. Non ne possiamo più, siamo qui per dire basta, per richiedere a chi di competenza finalmente un intervento. Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera migliore! Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera migliore! Una nocera migliore! Difendiamo l'ambiente, difendiamo le acque dei nostri fiumi! A chi di competenza diciamo basta veleni, basta tumori, lottiamo per una nocera migliore. Vogliamo acqua pulita, non c'è un
più, vogliamo le acque buone, non quelle cattive. Basta veleni! Basta tumori! Lottiamo per una nocera migliore! Basta veleni! Qua, un attimo solo, do la parola al presidente! Prego. È anche un medico, è anche medico, quindi. È il dottore, vabbè, il presidente è il dottore. Vogliamo una dopo parliamo. Mi sentite? Sì! Se facciamo sente, avvicinare pure le altre persone, sì, così. Aspettate. Facciamo avvicinare tutti, così possiamo. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Allora, mi presento innanzitutto. Allora, io sono Agostino Galdi, sono un medico e sono il presidente del comitato La fine della vergogna. Questa manifestazione è un'ulteriore manifestazione che sta a testimoniare di quanto ancora il disagio, il malessere. Noi abbiamo iniziato circa 3 anni fa. Da 3 anni che cosa è cambiato? Praticamente poco o nulla. Vi dico prima la cattiva notizia, perché poi ci sono anche le buone notizie. La cattiva notizia è che addirittura questo sconcio che noi ci troviamo a vivere, noi di una certa generazione, sono 40 anni e più, dovremmo chiedere scusa alle giovani generazioni, ai bambini soprattutto, per i danni che abbiamo subito noi e stanno subendo e state subendo voi. E questa è una vergogna che coinvolge associazioni, enti, governi, istituzioni, io parlo di tutte le istituzioni, comprese anche le chiese, perché il discorso è che qui o ci si impegna tutti e ci si salva tutti, oppure ci vivremo come purtroppo siamo abituati a vivere qui al sud, in maniera rassegnata, come se la cosa dovesse essere così, come se questo dovesse essere un fatto normale. Vivere da probabili ammalati non è un fatto normale. Vivere e respirare dei metalli pesanti non è un fatto normale. Però noi ci siamo abituati a questa normalità. Perché? Innanzitutto perché così conviene a chi specula sulla nostra salute per la propria logica, che è la logica economica. E su questo, diciamo, c'è stato il silenzio di istituzioni, dei nostri politici, di persone che potevano decidere e non hanno deciso. È mancato anche il nostro sostegno, cioè il sostegno e la voce di generazione, perché io ho 63 anni, mi rappresento la terza, anche quarta generazione di persone che subisce ancora questo scorso, che ancora oggi si trova a parlare di che cosa parliamo? Parliamo, vi do soltanto dei dati, ma non serve a capire, non serve a fare terrorismo, questi sono dati accertati, qui abbiamo un'eminenza scientifica, il professore De Prisco. Allora, c'è l'Atlante regionale della Campania, l'Atlante regionale della Campania ha studiato il nesso di causalità, cioè che cosa significa? Se c'è l'inquinamento può dare un aumento di probabilità che ti possa ammalare di tumore o di altre o di malattie genetiche. Malattie genetiche, stiamo parlando di nascite con problemi, malformazioni, autismo. Noi siamo una delle zone purtroppo ad alto tasso di incidenza di autismo, di possibilità di veder crescere bambini autistici. Questo per dirne solo uno. È un dato tecnico, l'Atlante regionale della Campania, dico non per annoiarvi, quando analizza un fattore di rischio che è uno, benissimo, tutti i paesi e le cittadine che sono qui nei dintorni superano uno, quindi siamo tutti a rischio. Sì, tutto quello che c'è, malattie, a rischio di malattie tumorali, leucemie, tumori, malformazioni, malattie croniche, demenze, perché i metalli pesanti
attraverso processi chimici entrano nel nostro sangue, nel nostro cervello e danneggiano i nostri organi. Ok, questo è solo uno, perché potrei raccontarvi dell'ecomafia, del rapporto ecomafia di ecoambiente. Per il 26° anno consecutivo la Campania è maglia nera per l'inquinamento. È aumentata nell'ultimo anno, che abbiamo qualche rappresentante, del 44%, nonostante l'impegno anche del Corso dell'Ordine, è aumentato del 44% il tasso e l'incidenza di danni all'ambiente in base alla temperatura e alle temperature. Campania, allora, andiamo al primo posto, Napoli e provincia, e al secondo posto Salerno e provincia. Quando si parla di questo si parla poi di conseguenze ricadute come malattie. Allora, queste sono le cattive notizie. Le buone, veniamo alle buone notizie, perché sono qui anche per noi, dobbiamo essere anche propositivi, ma propositivi non nel senso di promesse raccolte, per dire soltanto che se non ci salviamo noi non ci salva nessuno. E vi porto le esperienze mutuate da altre regioni e da altre state, perché così si risolvono i problemi. Perché di slogan, di marce, ne abbiamo fatte tante. Di fatti ne abbiamo sempre visti poco o niente. Tenete conto che addirittura nel recovery plan, cioè 540 miliardi, è stato escluso il fiume Sarno. Cioè quello che scorre qua e che ci danneggia tutti. Tenete conto solo di questo, solo per questo dovremmo andare tutti a Roma e buttare giù Montecitorio. Però non lo fa nessuno, perché? Perché c'è chi è impegnato, chi non si informa. La prima cosa, se vogliamo trovare la soluzione, bisogna conoscere le cose. In Toscana, faccio per dire, perché il massimo dell'inquinamento deriva dalle concerie di Salonga, inutile che ci giriamo intorno. Benissimo, in Toscana che cosa hanno fatto? Associazioni di cittadini hanno costretto le concerie a fare in modo che progressivamente venga meno l'utilizzo del cromo, che è quello che ci ammazza tutti, perché qui dentro c'è il cromo esavalente, e utilizzare i tannini vegetali invece del cromo, i tannini vegetali che non sono tossici. Bene, se ci sono riusciti in Toscana, perché noi non posso accadere qua, io non l'ho capito, o meglio, l'ho capito perché lì si muovono popolazioni e si muovono in maniera coordinata e comunque informata. Vi spiego ancora che cosa voglio dire. Stiamo parlando di Germania, stiamo parlando di Olanda, un'associazione in Olanda, la prima legge storica, si chiama Agenda. Ricordate questo nome, vi dirà poco. Però 886 ambientalisti hanno denunciato il governo olandese, il governo olandese ha dovuto accettare, condannato dall'Alta Corte Costituzionale, gli 11 punti proposti da 886 cittadini. Allora, il 5 giugno a Roma, quindi l'altro ieri, benissimo, un'associazione di cittadini, di ambientalisti ha denunciato il governo italiano per la parola, sapete qual è? Inazione politica. Significa costringere il governo italiano a fare di più nelle tematiche ambientali, cosa che non è mai stata fatta. Tenete conto che in questi giorni ci sono addirittura parti politiche che stanno aggredendo un articolo 9 della Costituzione che deve tutelare l'ambiente e il diritto alla salute. Tutto questo succede perché tante persone non sono a conoscenza di quello, di dove vivono, come vivono, è come se uno se ne, tra virgolette, non importasse che questa è una cosa che tocca tutti quanti. Allora che cosa voglio dire? Vogliamo risolvere il problema? Il problema è andare a seguire la strada che hanno tracciato già queste associazioni. Denunciare, metterci insieme, raccogliere firme.
denunciare regioni, comuni e costringere a fare quello che non hanno mai fatto, perché nessuno ha mai alzato la voce. Qui si è alzata la voce solo per la nocerina, si alza la voce, parliamoci chiaro, questa è la vera vergogna. Quando si parla di nocerina escono centinaia e migliaia di voci. Quando si parla di salute non esce nessuno, tanto non è un problema mio, tocca l'altro, no, tocca a tutti quanti. Questa è una lotteria. Noi viviamo nella città al più alto tasso di incidenza tumorale, abbiamo la maggiore probabilità rispetto ad altre cittadine di ammalarci di tumore. Siamo la prima cittadina della provincia di Salerno per inquinamento dell'aria, PM10 che entra polverine, PM10 2,5 che vi dirà poco questo, però quello che vi dirò è un'altra cosa, cioè che sono piccole particelle che entrano nei polmoni e poi non escono più, e da lì parte poi la base per i tumori. E noi siamo la prima cittadina in provincia e la terza in Campania. Allora, poi tutto questo ci sono tutte cose che si possono fare, tante cose che fanno già in altri posti, addirittura si può dipingere, cioè una, immaginate una pittura che si chiama Air Light, la fanno, si sta facendo a Roma e si farà attraverso murales che assorbe l'inquinamento. Pensate, ripitturare le case con questa pittura assorberebbe già le particelle. Piantare alberi, la piantumazione di alberi, determinati alberi, perché l'incuria, il degrado, bisogna dire basta, però bisogna informarsi e bisogna decidere che cosa si vuole fare, perché oltre a gridare, se no qui ce ne andiamo a casa, oggi ci siamo sfogati, è stato bello, non succede niente, no, è una battaglia continua per chi si impegna a volerla fare. Ci sono persone che l'hanno fatto per costringere un governo, in Germania addirittura associazioni di ambientalisti, cioè cittadini comuni, si sono riuniti e hanno denunciato il governo tedesco, che addirittura a questo punto che cosa ha fatto? Invertirà il trend della sua politica economica, cioè la decarbonizzazione. E stiamo parlando di Germania, dove sono già 300 anni avanti, stiamo parlando di Olanda. Dico, ma se succede là, perché non succede qua? Perché manca anche la volontà, ve lo devo dire, sono io, abbiamo fatto tante manifestazioni e ci siamo trovati soli. Soli? Soli a gridare, e quando abbiamo fatto manifestazioni eravamo 10. E questa fa la differenza. Lì sono 800, lì sono 1000. Sono tanti che hanno denunciato e hanno costretto governi a modificare le proprie politiche ambientali. E noi non siamo capaci di metterci insieme e denunciare le regioni, gli enti e i comuni per 24 km di fiumi. Questa è la vergogna, e si continua a morire nell'ignoranza e nell'indifferenza perché sperando che tocchi a un altro. No, quella è una lotteria. Qui viviamo in una zona e viviamo da probabili ammalati. Se ritenete che questo sia un fatto normale, continuiamo a vivere nell'ignoranza. Fra poco andiamo a mare, ci divertiamo, eccetera, eccetera. Altrimenti si prende in mano la situazione e la strada è già tracciata. Non c'è nient'altro da fare che metterci insieme, raccogliere firme e fare una bella denuncia a chi di dovere. Grazie. Allora la parola al professore. Professore, tecnicamente vi spiego com'è la situazione qua. Dei molto sparse comunque. Sono sceso in campo anche alla mia, diciamo, venerante età. Io dal 1990 mi batto. La distanza, se non si sente. Non mi trovo la mascherina. Dal 1990 io mi occupo degli inquinanti nell'agro nocerino salese. A casa mia c'ho perlomeno 10 volumi di pubblicazioni internazionali che parlano degli inquinanti in questo territorio rapportati alla salute umana. Oggi siamo nel 2021, abbiamo un'idea diversa dell'inquinamento. Oggi l'inquinamento va studiato, come dice la Capua, si chiama la salute circolare. Non possiamo fare a meno l'uomo dell'ambiente e degli animali. Quindi questa salute circolare in qualche modo ci interessa da vicino. L'ambiente con cui noi qua siamo, qui a Nocera non ci manca niente, nell'agro nocerino. Cominciamo a parlare dell'aria. Solo questo mese abbiamo superato il PM10 28 volte
in una giornata. Significa la media 28 volte, siamo al primo posto di un settore di 15 paesi che vengono monitorati ogni giorno. E questo vi parlo, quella lì di via dove sta la scuola media Soliberto. E se mettessimo anche una centralina verso via Napoli, anche verso le zone qui al mercato, le zone molto grandi, secondo me troveremo lo stesso, questo PM10 superato spesso. Questo che cosa vuol dire? Quindi l'aria è inquinata. Andiamo a vedere nella catena alimentare. Il rapporto recente di questo, sulla catena alimentare, non vi voglio spaventare, eccolo qua. Sono stati fatti degli studi. L'Università della Nuova Zelanda, la Federico II e gli inglesi sono venuti qua e hanno studiato gli inquinanti presenti in questo territorio. Che cosa hanno trovato? Nei capelli dei ragazzi hanno trovato il mercurio e anche qualche metallo pesante. Non vi spaventate, hanno trovato, cominciamo a vedere le acque superficiali e profonde, le acque vostre, quelle dei pozzi e anche quelle acque che arrivano più o meno in casa. L'oceano inferiore, Solufra, Mondoro e Bosco Reale, concentrazione anomala di metalli pesanti e sostanze tossiche. Lattughe, valori anomali al di sopra della norma, brasiliano, sarno e scafato. Arsenico, concentrazione superiore nei capelli dei ragazzi di l'oceano inferiore. Sedimenti, altissime concentrazioni di sostanze tossiche sia nelle acque superficiali sia nelle acque profonde e pozze. Cadmio, troviamo anomale concentrazioni, pagani, anche e sangue. E vado avanti, quindi questa è una pubblicazione internazionale per dire qual è lo stato dell'acqua. Allora, la questione, i ragazzi se ne sono andati. La mia preoccupazione è la generazione futura e sono le mamme in gestazione, perché noi abbiamo una famiglia nuova che si chiamano interferenti endocrini, che sono ampiamente, sono delle molecole tossiche presenti nelle acque, negli alimenti, nell'aria, diciamo tutto quello che ci circonda. Queste molecole tossiche in qualche modo durante la gestazione vanno a influire sulla salute del feto. Allora che cosa si viene, questo fatto che cosa ci porta? Ci porta a delle situazioni come queste, guardate, abbiamo deficit di attenzione, autismo, deficit di cognizione, abbiamo 4-5 che oggi molti ragazzi sono afflitti e sono in aumento in questo territorio. E spesso a scuola questi ragazzi sono quelli che vengono anche bullizzati, perché in effetti gli insegnanti non capiscono la questione, che non è una questione colpa dei bambini, ma è colpa dell'ambiente che ha generato questo tipo di bambini. Ecco perché io credo che l'attenzione maggiore su questa questione vada proprio sulle generazioni future. Se non si prendono provvedimenti in questo territorio per la bonifica di queste sostanze che sono presenti in tutte le matrici, io vedo un futuro ancora più nero per le generazioni. Allora quando dice andatevene da qui, probabilmente non hanno tutti i torti, perché purtroppo qui nell'ambiente nessuno si preoccupa. Venerdì tutti i giornali nazionali hanno parlato delle fonderie di Sano e hanno parlato della terra di fuoco. Ebbene vi dico come ricercatore, vi dico che né la terra dei fuochi né le fonderie pisane hanno pubblicazioni scientifiche, studi internazionali che possono giustificare un interesse maggiore rispetto alla terra dei fuochi. Purtroppo noi politici, abbiamo politici che preferiscono riscaldare la sedia al Parlamento, ho mandato loro tutte queste pubblicazioni, tutti questi problemi della gioventù e dei bambini, non se ne sono importati niente. Abbiamo il Recovery Fund, mi sarei aspettato che qualcuno dicesse vogliamo provvedere anche noi all'agronocerino sanese, vogliamo vedere se l'incidenza dei tumori qui è 20 per 100.000 abitanti, in altri paesi siamo ancora a 14-15, vi rendete conto che anche qui questa coincidenza di tumori ci deve preoccupare. Ma ripeto ancora, se questo territorio non c'è, i giovani e tutti non si danno una svegliata, dico, non si danno una, cioè noi non protestiamo, questo territorio è un territorio abbandonato. Io non vedo un futuro prossimo per questo territorio, per cui
anche dai giovani, ai meno giovani. Questa è una battaglia che va fatta e va continuata. Terzo problema, quando al presidente Mantovani, che è il presidente degli oncologi italiani, è stato chiesto, ma lei che cosa farebbe? Prima cosa, per vedere, per frenare questo aumento dei tumori, ha risposto molto semplicemente, controllerei l'acqua di casa. E non l'ha detto solo lui, l'ha detto anche Pinto, che è anche il presidente degli epidemiologi italiani, ha detto la stessa cosa. Allora io mi chiedo, la GOLI ci dà questa analisi un pochino, che non so se ridere o piangere, ci dice che i mercosi, ci dà i metalli, ci dice calcio, cose, ma, e ci fa pagare delle quote molto sostanziose per l'acqua. A Milano, l'acquedotto fa 1900 analisi al giorno per stabilire se l'acqua deve essere potabile o deve essere mandata nelle case. Allora, anche al più, diciamo, profano di questa, della scienza, anche al più profano che non è addentro nei problemi, se noi nel nostro territorio abbiamo acque profonde che sono inquinate, acque superficiali che sono inquinate, l'aria è inquinata, abbiamo la catena alimentare di cui non sappiamo se è completamente sicuro o meno, allora che cosa, la GOLI che cosa si fa? Ci dà delle analisi che sono, secondo me, sono inutili perché noi, io mi sentirei tranquillo, completamente tranquillo, lo dico pubblicamente, il giorno in cui la GOLI fa le stesse analisi che fanno l'acquedotto di Milano, perché oggi ci sono delle molecole nuove che voi non neanche immaginate, che sono cancerogene, probabilmente cancerogene, per cui a fare questa analisi hanno un costo notevole e che secondo solo la regione, secondo le istituzioni si possono fornire di apparecchiature di alto livello per dire che l'acqua che arriva nelle nostre case è l'acqua sicura. Il primo problema oggi da affrontare è tutto insieme, credo che subito, non prima o dopo l'estate, è la sicurezza delle acque che arrivano nelle nostre case. No, per questo non mi dica adesso non bevete l'acqua, però noi è un problema che dobbiamo affrontare, diciamo, con le istituzioni, finché non ci fanno le stesse analisi che fanno istituzioni molto più all'avanguardia di noi, io non mi sento tranquillo. Grazie, spero che voi questa battaglia la potete fare. La fine della vergogna per aiutarci un pochettino nella nostra zona, li ho chiamato io e li ho invitato io, perciò adesso c'è la segretaria qui e vi parlerà lei di qualche cosa. Prego. Si sente? Allora, buonasera, io sono Anna Panariti, sono la coordinatrice e segretaria del comitato La fine della vergogna, un comitato che si è formato e costituito nel 2017, regolarmente registrato, e che è presente sul territorio per condurre una battaglia di civiltà, quella che è diretta a ricondurre questo ambiente al grado di salubrità che tutti noi cittadini stressati e stremati da questo inquinamento meritiamo. Purtroppo, fino a quando l'autorità preposte, gli organi preposti, comuni, regione e Stato, rimarranno silenti, rimarranno indifferenti e apatici rispetto a questa sofferenza che tocca, che segna ogni nostro concittadino e ogni cittadino di questa valle di lacrime che è l'Agro Nocerino Sarnese, purtroppo i cittadini saranno costretti a subire passivamente questo inquinamento, ad ammalarsi, perché quando parliamo di inquinamento parliamo di malattia, parliamo di morte, di tutto, e di biocidio significa la morte di tutti gli esseri viventi, quindi del regno vegetale, delle piante, dei pesci. E avete oggi stasera una grande opportunità, quindi vi chiedo di sfruttarla, di avere il professore De Prisco, che purtroppo è una persona dotata di molta umiltà, e quindi io sento il dovere di chiamarvi in causa e di chiedervi di porre tutte le domande utili, perché avete la fortuna stasera di sapere di che morte possiamo morire e di che morte moriremo, perché una volta
ho avuto il piacere di conoscere Antonio Giordano, un eminente professore cattedratico che sta allo Sbarro Institute di Filadelfia, e disse che noi probabilmente siamo dei gladiatori, abbiamo un DNA abbastanza forte, perché purtroppo, come nel film Il Settimo Sigillo, la morte costantemente, la malattia ci tocca, ci attorna, ci lambisce, ci gira intorno, ma purtroppo questa problematica viene demonizzata perché noi non vogliamo pensare alla sofferenza, non vogliamo empatizzare, non vogliamo vederci seduti dall'altra parte, ma purtroppo questa è la triste realtà. E quando noi entriamo nelle scuole, se dai docenti iniziamo a vedere una certa apatia, iniziamo a vedere un disinteresse, uno che si guarda l'orario, che si mette col cellulare ad aspettare che queste persone che rompono se ne vadano, ma i ragazzi quale interesse potranno avere? Se i ragazzi ormai, sentivo oggi, va bene, ma i ragazzi vivono isolati, sono depressi, ma perché, scusate, quando stanno tutti quanti insieme, non vedete se i ragazzi mostrano interesse a questa problematica? Io li vedo tanti dementi digitali, stanno tutti quanti insieme però ognuno col telefonino, quando socializzano, quando parlano, quando si interessano? Allora vengono passivamente, quell'ora, e anche nelle scuole dovrebbe entrare nelle scienze, nella geografia, questa sensibilizzazione verso l'ambiente. Bisognerebbe fornire gli strumenti e far capire che ciascuno di noi può denunciare la cosa. Non servono solo i flash mob, non serve quello che facciamo oggi perché ci vedranno le televisioni, ci sarà il sindaco e dall'altra parte si farà l'ennesima risata. E le autorità saranno sempre passive, fino a quando non saremo noi a denunciare le autorità. Perché al posto nostro, oggi, se noi siamo qui, ma vi chiedete, domandate, perché mai nascono i comitati? Perché nascono le associazioni? Perché ci dobbiamo surrogare a delle istituzioni che sono assenti? Perché se ci fosse stata un'autorità politica locale oggi, governativa, non staremmo qui a supplicare l'esercizio di un nostro diritto? E come diceva il dottore Galdi, questa inazione, questa inattività sta producendo la morte lenta del territorio. È una morte che dura da 30, 40, 50 anni. E nessuna autorità politica locale, se non alla vigilia di una campagna elettorale, si interessa alla parola ambiente, al Sarno. È una cosa vergognosa. Via Pucci, non so se voi la conoscete, se voi attraversate, lì c'è l'aerosol cancerogeno, lì che si consuma la nebulizzazione di tutte le sostanze presenti nel territorio. Però purtroppo vi dico ancora che quando abbiamo fatto le manifestazioni, ma quanti palazzi ci sono lì? Quanti abitanti ci stanno? C'erano 20 persone! Allora noi non possiamo, vogliamo ma non possiamo condurre la battaglia per tutti se sono i primi cittadini a strafregarsene. E allora io vi dico stasera, se veramente siete interessati per problematiche interne e frizioni, che poi vi spiegherò, purtroppo la pagina della fine della vergogna non la troverete oggi, troverete controcorrente, ma logicamente perché ci sono state delle frizioni interne determinate non da spirito di protagonismo, ma dalla necessità che noi le cose le vogliamo denunciare e che non ci basta più manifestare, flash mobbizzare, noi dobbiamo denunciare. E denunciamo non solo gli autori delle contaminazioni, ma chi con condotte omissive progressivamente è stato complice di questa degenerazione. Per cui avete come punto di riferimento Michele Villani, io vi darò il mio contatto WhatsApp. Quando inizieremo, spero presto, alla fine di questa pandemia, ad incontrarci, vorrei che voi foste numerosi come siete adesso, foste propositivi, ci deste anche dei suggerimenti. E se siamo più massicci nel numero, sicuramente, a cominciare dal basso, perché la lotta parte dal basso, cominceremo a denunciare. Le autorità le abbiamo già fatte. Cominceremo a denunciare anche i magistrati che se ne prendano. Chissà perché di questo problema, perché purtroppo c'è una connivenza. Quindi io vi chiedo veramente di non interessarvi adesso perché localmente, perché io non abito sul fiume, la fortuna di non abitare sul corso d'acqua, abito in una bella zona, purtuttavia sento sulla mia pelle il problema che vivono gli altri concittadini, perché faccio parte di una comunità. Quindi vi prego veramente, dopo prendete il numero di telefono, e mi fa piacere se ci siano i ragazzi, i bambini, perché noi per loro stiamo lottando, noi adesso l'abbiamo insomma già fatto. Grazie. Io ringrazierei il professore Galdi e il professore De Brisco
perché sono persone che si espongono e quando ci si espone si è anche minacciati, non so se vi risulta qualcosa. Quindi io mi sento quasi obbligato, col professore De Prisco sono stato gomito a gomito per altre battaglie purtroppo bloccate. Io sono nato e cresciuto in quella casa, non per raccontare la mia storia, ho 73 anni, prendevamo i girini, la bevevamo quest'acqua, quell'acqua, non so se rendo l'idea. Quindi potrei dire alla mia età non ho più speranze, però ci sono sempre. Come diceva la dottoressa, tutte le manifestazioni a cui ho partecipato in piazza, l'ultimo 15 giorni fa circa, ma secondo me manca l'1% degli abitanti che abitano lungo il Cavaiola. Mi sfottano gli amici, il talebano, il rivoluzionario, ma cosa credi di fare? Niente, sto con la coscienza a posto, quantomeno per me stesso, perché voglio proprio quello che mi tocca vivere, lo voglio vivere ancora in buona salute, se Dio vuole. Però veramente i figli, i nipoti, chi ce li ha, sappiate che veramente stanno ai limiti della morte. E la lotteria è un bel termine, ha detto bene la dottoressa, prendiamo gli aerosol lungo i torrenti. Hanno già superato, hanno messo pure le panchine, proprio a ridosso del canale. Quindi facciamo il passaparola, insistiamo, non ci arrendiamo. Si può e si può, anche perché appunto gli altri l'hanno dimostrato, l'hanno fatto. Non è un'opera per andare su Marte, è un ciumarill. Buonasera. Grazie.